Buonasera a tutti, benvenuti. Buonasera, belli. Benvenuti a questa live, bla 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 bla. Finisco un attimo un discorso che dicevo col boss e poi vi diamo il benvenuto a modino. Allora, vai. Dicevo, possiamo fare una rubrica settimanale, magari diamo un giorno di riposo fra. Sì. Dove tu mi racconti che cosa sta succedendo, mettiamo spoiler, diciamo che parliamo di Pathologic, e io ti racconto un po', ti provo a guidare, ma non troppo, nel senso, semplicemente ti spiego magari delle cose di lore. Ok. Che ho ricercato anche al di fuori del gioco. Cioè, parti di... tipo, si rifà molto al folklore mongolo e russo. Ok. Quindi... sì, vedrai. Ok. Vedrai. Perché quando l'ho aperto la prima volta, mi sembra l'anno scorso, perché era nel Game Pass, però l'ho chiuso subito perché era veramente intraducibile per me. Io mi ricordo di essere spawnato in una specie di teatro. Però da lì però non sono andato avanti. Quindi però già l'atmosfera mi aveva abbastanza straniato. Ma nel senso positivo, ho detto strano. Che cazzo ci faccio qua io. Sì. Però ecco. Poi io penso che comunque io l'ho vissuto molto molto forte Pathologic, perché ho giocato la prima versione, quella scravosissima, quattro poligoni in croce, anni fa, e non l'ho mai finito perché non riuscivo a capire che cazzo di gioco fosse. Ero stato straniato da questo gioco. Non si dice straniato, però vabbè, hai capito cosa intendo. Sì. E niente, quindi l'ho mollato lì ed è stato nella mia libreria di Steam per un sacco di tempo. L'ho riaperto in quarantena e poi ho scoperto che hanno fatto il remake, l'ho comprato e l'ho giocato e mi sono cresciute le ali e le pinne. Magari, un becco a forma di cuore. Magari l'hai giocato anche te in un'età un pochettino più adulta e sei riuscito a capirlo un po' di più. Sì, sì, la prima volta era comunque in seconda liceo. Intanto apro Rainbow Six. Sì, che poi ho visto che nel primo Pathologic, perché mi sono detto oggi, cazzo, se non l'hanno ancora tradotto mi compro il primo. Perché ho visto che è uscita la versione remaster HD del primo. No, sì, quella lì è comunque una versione scrausa. Sì, è quella che ho io. È appunto, quella lì di cui sto parlando. Però quella è stata tradotta ufficialmente dagli sviluppatori. In italiano? Sì. Ah. E non ho capito questa loro logica. È perché stanno lavorando a un sacco di roba. Stanno facendo anche un altro gioco contemporaneamente. Hanno fatto uscire un altro gioco, altri due giochi, mi sembra. La Madonna. E per cui hanno lasciato un po' il progetto di Pathologic, perché non avevano abbastanza soldi, perché non era abbastanza conosciuto, perché nessuno se l'ha inculato il primo e neanche il secondo. Ok. In realtà in pochi, e comunque sia c'è stato comunque un grande supporto da parte di questi pochi. Ma i sviluppatori sono russi, sono dell'est Europa, russi. Infatti bravo. E mi chiedere primo... perché ma mi dava l'idea. Non so perché. Ma il vibe è quello. Nel primo, le facce dei personaggi, degli NPC, erano gli sviluppatori. Bellissima idea. Sì. Per cui c'erano le loro facce sui modelli e sulla... Quando ti parlano c'era tipo una... cos'era? Gothic che lo faceva? C'è la faccia del personaggio e le scritte che puoi dirgli. E risposte, quello che ti dicevo. Figo. RPG, tipo. Sì, molto figa come idea. Ma guarda, sicuramente se ti ha lasciato qualcosa lascerà anche a me, perché sono sicuro. Quello... anche quando Abramo mi consigliò tantissimo To The Moon, mi disse questo è un gioco che ti farà cadere nell'oblio a fine run, cioè proprio piangerai a dirotto. Io mi ho detto ma guarda, è molto difficile da parte mia. L'unica volta che ho veramente pianto per un gioco è stato What Remains of Edith Finch. Quello veramente ma veramente commosso alla fine. E cazzo, tutte le volte, ora mi sono reso conto, tutte le volte qualcuno mi dice, cioè gente che mi conosce, quindi tu o Abramo, mi dicono guarda questo gioco ti lascia qualcosa, e effettivamente tutte le volte mi lascia qualcosa. Quindi bene. Perché hai dei buoni amici, amico mio. E io ti vorrei, anche io a te ti vorrei tanto invece consigliare cosa? C'ho il vuoto, dammi un secondo. Octopath Travel. Perché anche se so che non è esattamente il tuo gioco come stile, un JRPG proprio vecchia scuola,
Non lo so, poi tu mi hai detto che non era tanto il tuo stile. Non a me non piacciono i Final Fantasy, quindi... Ok, no, perché la messa in scena emotivamente è proprio forte, è proprio potente. Può sembrare strano da dire in un gioco isometrico allo stato puro, ma la messa in scena tra musica, inquadrature, stacchi, attacchi, ti dà veramente una carica. Cioè io domenica ero focato. Ci sono delle eccezioni, ci sono delle eccezioni, perché tipo non è un JRPG, però Mother 3 Heartbound, non so se lo conosci. Allora, l'ho sentito. Quello è uno dei miei giochi preferiti in assoluto. Non è un JRPG, però non è il mio tipo di gioco, comunque, di solito. Combattimento così a turni. Mi è uscito il modenese. Hai sentito? Come mai sta cosa? Parlata. Sto aprendo il gioco. Sì, abbiamo sentito la parlata. Sì, sì. Allora, aspetta, mi sta aprendo il gioco. Capì questa cosa. Rick Song. Ah, era sbagliato. Canzone di Ri. Ok. C'è un tasto su che si chiama Rick Song. Tutto dedicato a te per la tua canzone. Ora funziona. Ah, sì. Fantastico. Allora, io sono già in partita. Sto entrando. Mi inviti tu? Sì. Gioca anche Silvia? No, devo lavorare. Ah, okay. Ah, giusto, giusto. Vai. Allora, io ho sbloccato un vestitino rosa per Blackbeard. No, no, no. Ed è terrificante. Però voglio vedere se ho un casco che gli si addice. Però Black non c'ho un casco bene, che il rosa. Uno che si chiama Black con il rosa. Bello. Capisci perché c'è il sinonimo strena misto. Ho un pacchettino, lo aprirò. Però aprilo. Farò arrabbiare la gente e farò finta di non averlo visto. Non ho visto che cos'era, infatti. L'ho aperto, ho premuto ESC, ciao. L'ho visto io. Non voglio saperlo. Okay. Allora, si fa una partitina un attimo contro i bot per scaldarci, vai. Poi si va direttamente in multi? Vai, vai, vai. Vai, ti ho invitato. Chiudo la finestra perché mi sto cacando dal freddo. Va bene. Anche io mi sto ghiacciando. Ma anche lì è piovuto? Piovuto? Qui da quanta grandine è caduta, sembra ci fosse la neve per terra. Sì. Sono cacato sotto. C'è un sacco sotto. Di grandine, sì. Anche perché io ero in macchina in quel momento. Sono cacato sotto. Ti ho invitato. Addirittura ci ho messo un'ora e mezzo a tornare a casa perché c'è stata una frana che ha proprio rotto la strada. Una delle due strade di collegamento che da Lucca mi porta al lavoro e da lavoro a Lucca. Quindi ho dovuto ritornare indietro, farmi un'altra mezz'ora di strada. Ho perso un sacco di tempo. Non è possibile ogni volta che c'è una frana. Era campo di addestramento, vero? Sì. Sì, sì. Aspetta un attimo. E ogni volta che piove ci veste una frana, non è possibile. Oh, sti posti di merda. Comunque c'è la modalità streamer, così non ti stream snipano, credo. Ah, sì? Sì, in generale. Impostazioni in generale. Cioè, come funziona? Boh, non so come funziona. Andiamo un po', eh. Privacy squadra. È qui. Ah, preferenze modalità streamer. Scegli come verranno mostrati gli identificatori personali per. Ah, sei per nascondere i nomi. Ok. Ma mi importa niente. Difficile squadra. Ah. Dai, che stasera voglio massacrare in maniera goliardica, ovviamente, un po' di gente. Vai. Ci sto. Metto gli occhiali, che dici? Vai, direi. Ma occhiali da sole o occhiali da vista? Occhiali da vista. Ok. Stavo di fare il fashion. Siamo in difesa. Siamo in difesa. Coglioni. Siamo in difesa. Che due palle. Allora. Ti. 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 Pi, ti. 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 Fai sentire se funziona la chat. Ah, guarda. L'ho scoperto come mai. È un problema della scheda audio. Bastardi. No, non mi fa andare come doppio canale. Cioè, nel senso, perché? Se la uso su Discord,
non me l'attiva in altre applicazioni. Quindi se io adesso faccio, aspetta, faccio questo e faccio questo, mi senti? Sì. Perché in automatico mi prende le cuffie, il microfono delle cuffie. È come se il microfono del... Ma è assurdo, ma hai una qualche impostazione messa male, perché... Sicuro, ma lascio guardare a te quando torni da me. Io sì, ci metto mano, ho veramente tanta paura di fare casino, sono esperto. Lascio a te fare l'audiofilo. Va bene. Ora stiamo studiando come... come si dice? Insonorizzare lo studio di Lavinia. Nice. Ah, sono già qua. Ce l'ho io sto angolo qua, okay. Tranquillo. E si stanno avvicinando però. Buonasera Mipstube. Buonasera bellissimo uomo, come stai? Ma già ci sta offendendo sta persona. Ma come ci sta offendendo? Non sto leggendo perché sennò ci ammazzano. Sì, non lo leggi, penso io qua a difendere il nostro amico. L'hanno appena ucciso. No, sei tu che hai ucciso loro. Posto. Take you, hoyu. Cioè, ci dice di stare zitti a noi sul nostro canale. Io, questi lucchesi, veramente non so sopportarli più. Queste zuppe lucchesi. Davvero? Che belle che sono le zuppe lucchesi. Io vi amo, lucchesi. Vi amo tutti. Solo a te. Vaffanculo. Ma c'è qualcun altro? Ti stavo per sparare nella faccia. No, sono finiti, c'è il conto alla rovescia, non t'agitare. E Mipstube, ma lo sai che oggi ti stavo per scrivere per andare a fare una corsetta. Una grigliata. E poi ho visto la grandine e ho fatto finta di nulla. Vabbè, oggi grandinava, che cazzo vuoi fare? Ma quando lo volevo chiamare non stavo ancora grandinando. Sì, Mipstube, ti prego, portatemi in un posto dove fanno la zuppa lucchese come Dio comanda. Vieni Dio valle. Comanda colore nero. Perché proprio il nero? Perché c'è tanto nero nella mia schermata, c'è il fucile, okay. Ci sono le pareti. Ok. Quindi mi sembrava vantaggioso. Madonna, anche meno. Tun 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 tun. Sì, c'ho la pistola che fa casino, però. No, non l'ha ricaricato. Ricarica. Ok. Rico. No, appena torni ti porto in un bel posto medievallese, Garfagnino, a mangiare la zuppa che tanto ami. Cos'è che esplode? Nulla, sotto controllo. Sei sicuro? Sì, cercano di fare i furbi con me, ma no, non ci casco io. Bravo. Well. So, scusa, effettivamente se tu hai guardato oggi c'è stato l'apocalisse. Per quale motivo? Ah sì, per non camminare, ok. Ma che cacare. Ricarico! Anche meno. Vado a rinforzare. Sei bestiale, lo so, grazie. Lo dicono in tante. Anche per bere e per fumare, com'è? Cosa? Lo sapevo. Oh, it's the time. Entrano. Time has come, child. Sì. Ora. Zatoichi. È l'apocalisse. Ma entrano o no questi qua? Ma stanno camminando tanto, ma fanno poco. Tutto fumo e niente arrosto, come dicevano. Ok, ho visto dove arrivano. Anch'io. Vai, sali, testina di culo. Dai. Ha! Sfighi. Potrei aver sparato all'ostaggio, ma no, era no, solo no. Un colpo della destriscio. Sfighi. Sfighi combina guai. Vabbè, proprio di spregio. Tiè. Bravo, fa sempre bene affumicare un po' di stronzi. Com'era?
Quanto mi piace il colore del napalm alla mattina. Sì. Il colore? Mm-hmm. No. Ma era l'odore. Che? Diceva così a battuta. Colore, no? Odore. No. Strega comanda colore. Odore! Nero. Madonna. La rifate la 24 ore. Allora, ci sono un po' di errori nella tua frase. Innanzitutto non abbiamo mai fatto una 24 ore, quindi non si può rifare. E due, faremo una 12 ore. Boss, vieni qua. Arrivo. E capirai tesoro. Perché faccio... Succede. Qua. Qua. Ma noi abbiamo lasciato il... Abbiamo stato sullo stagio da solo, siamo scemi. Non mi caga. Va bene? Sei contento? Allora. Ah, ma sono finiti, boss. Paranoico sei. Beh, mi viene l'ansia, non voglio perdere una partita che stiamo stravincendo in modalità difficile. Ma scusa un attimo, amico mio, in modalità difficile, perché non vieni a vedere... Vengo. Hai marcato il errore due volte, lo so, ma era per fare un rafforzativo, Mipstube. No, ma sti rifà, adesso troviamo un altro. Non lo trovo, non mi ricordo dov'era. Era qua. Ah, era di qua. Era qua. Qua, eccolo. Per qua. Guarda di qua. Ah! Questa era una metafora su come a volte alcune persone rovinino l'arte. Ah, sfighi. Sfighi. Sfighi due spieghi? Volte. È sfigato in maniera finto giovine. Ci penso io, non ti preoccupare, tutto sotto controllo. No, non farlo da solo. Risolto. Mi muori. No. Hanzo Kakushiro. È vinta, non ti preoccupare. Sei troppo ansioso. Devi morire anche tu. Dov'è? Che mira di merda! Ma come sei a terra? No! Ti vengo a recuperare. Sono due, sono stronzi, sono... Sono lì da te? No. Ce la fai a sopravvivere? Sì. Aspetto che arrivi. Eccoli. Vai, arrivo. Resisti. Va bene, la prossima sarà quando mi compreranno un PC nuovo. Perché? Così. Ah. E dai, che ce la facciamo, Ricky. Ricky. Mi è venuto Ricky. Vabbè. Ricky come... Non lo so, tuo fratello mi ha un attimo destabilizzato. Ma non c'è mio fratello adesso. No, ma in generale, perché lui ti ha chiamato Ricky un paio di volte in chat. Mi è rimasto in testa. Sì. Perché io di solito ti chiamo Rick. Ho unito le cose e mi è rimasto Ricky. Non so perché. Tu tanto capisci che sto parlando a te. Certo. Anch'io voglio un PC nuovo. E allora regaliamocelo a vicenda. Per far girare meglio quella merda di Premiere, vero? Regaliamocelo a vicenda. Potrei morire in questo mio assalto frontale a bestia. Vai, io proteggo la situa qua. Sotto controllo. Non ti preoccupare. Non mi fido mai un cazzo quando dici così. No, ma sto giocando serio. Per una volta cerca di fidarti di me. Ma fammeli prendere la schiaffa. Ah, vai. Tutto sotto controllo. No! Sei morto? Ma tu eri invisibile! C'era una suora invisibile! Sei morto? Non so se arrivo a te, ce l'ho tutti. Adesso aspetti. Fabio, sei veramente una testa di cazzo. Però è fattuale in effetti, quindi non ti posso dire niente. Poi bravo e va oltre.
Ricky è il pro player del gruppo, quindi parla con lui. Anche se non sta parlando, ciò mi sta mettendo ansia. Ma mi spiega cos'è che stai pingando con tanto odio? Sono morto, vedo. Ah, era qui il tizio. Sono morto perché non mi sei venuto ad aiutare. Perché ce l'avevo, ero circondato. Sì, sì. Poi ne mancava uno. Confermi, Mistium. Ero circondato. E lo stavo pingando da mezz'ora. Ah, se non mi dice che era lui, lei stai pingando il nulla. Ha confermato, ha confermato. No, conferma è quello di... Vabbè, andiamo in multiplayer. Direi, dai, che è il momento di andare in multiplayer. Sì, sì! La vittoria è nostra. Ma che modalità è questa? Ci gioca così tanta gente online. Madonna, se ci gioca ancora gente. Questa è la modalità contro i bot, però. Questa è quella contro i bot. Sì, questi non erano persone online. Ti pare che quelle fossero persone online? Che cos'è forse questo? Forse un videogioco? Erano bot, sì. Per quello che mi vedevi leggermente più bravo del solito. Dai, Mipsib, ma non vedevi che non c'era nessuna personalizzazione, tutti uguali, ma ti pare? Cosa siamo, dentro un film degli anni 90? Adesso vedrai come soffrirò malissimo. Adesso è giunto il momento, di chiamare Ash, i ragazzi. Guarda Ash, un po', vai. Se ci sono i ragazzi, quelli dell'altra volta online. Trollo. Com'è che si chiamavano? Non mi ricordo. No, comunque no. Non c'è... era Obamango? Sì. Sì, è in menu, nel menu. Dopo usciamo e gli chiediamo di venire? Vai. All'ultimo secondo, poveracci. Ma così non lo so. Sì, davvero. Invito, che persone, guarda, di me. Invito te e invito Obamango così a caso, vai. Vai. Pensavo fossero dei coreani, ma su quale logica? Perdonami. Scusami. Non lo dico. Penso di aver capito la logica, però mi dissocio. Non la dire, allora. Allora, Obamango, gli scrivo un messaggino. Che freddo. Come faccio? Non c'è una chat su sta merda di Ubisoft Connect? Sì, c'è, ma è nascosta. Vabbè, fanculo, ne troviamo nuovi amici. Va bene. Ho sbagliato a deviare già la situazione, vai. Nuovi amici si aspettano. Ma questo è Jurassic Park? No, Jurassic Park era tan 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 tan. Più o meno. Ma non quella che fa. Oppure c'era ta 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 ta, quella è un'altra delle tracce. Come mai stasera siete soli soletti, fra da fare con lo studio. Glielo mando così, mi dicono che cazzo è sta roba. Devi mettere ancora le lucine, magari. Metti le lucine del personaggio. Taci. Ma perché non parte? Perché siamo usciti all'ultimo e fanno bene. Fanno bene. Perché fra deve studiare fisica. Disattivo astrofisica. Riattivo. Astromagnosia. Disattivo riattivo. Gesù. Pranzo. E c'era una virgola. Oh. È partito? Ok, ci avranno messo tipo con i più tossici del mondo, ti prego. Ti prego. Ecco, Toxic Touch on King Six. Bravo. Allora. Picca. Pa 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 lui. Fun fact, il mio prof dell'Uni ha partecipato alla scoperta del bosone di Higgs. Non è di Higgs, è di X. Non ti sbagliare, Mipstube.
Glielo puoi dire anche te, per favore. Non ti sbagliare, Mipstium. Non ti sbagliare. Oh. Oh. Difendiamo la stanza da tutti i cattivi signori della guerra coreani del nord. Potevo dirlo? Penso di sì, ma è fattuale. È perché non è. No, non è fattuale per niente. Qua bisogna proteggerci dai cecchini, stai attento. Sì, sì. Dov'è lo... Ah, comunque lo so. Ti devo dare un consiglio sui cecchini. C'è chi... Basta. Sai perché adesso con un tasto ti posso mutare tranquillamente adesso? Lo sai adesso che aggiungi un posto a tavola? Quindi scema. Questo potere adesso. Stavo per sparare in testa a Mute proprio senza pietà. Allora, tu c'hai un po' di rabbia repressa verso i tuoi compagni in generale, eh? Non è vero, assolutamente. Hello? Non è quello il mio problema. Il mio problema è la mira di merda. Yes, yes, Grim Fandango, I suppose. La primo è andato. Ah! Secondo è andato. Sono a terra! Cazzo. Chi t'ha preso? Non ne ho idea! Porco Dio! Anche a te! Sono morto! Scusate, amici. Che è successo? Ma siamo scemi? Non ci andare! Non ci andare! Morto, stai scemo. No! Ma ha visto le gambe? Scusa, ma ha visto le gambe clippate? Ma siamo pazzi? Statevo vedere. Aspetta, voglio vedere. No, no, ma che cazzo ho è visto? È un hacker? Non ho visto niente io. Non è un hacker. Può essere. Ma mi diverte questa cosa, quindi chi mettiamo... Era? Chi era? Ti ricordi chi è stato? No, assolutamente. Ma perché era tre persone diverse? Perché mi ha ucciso Kali con il cecchino, come a te. Però la killcam era di... Ying... Magari, aspetta, magari è perché è morta Kali a un certo punto. Non so. C'è stato proprio gioco. Cioè, nessuno di noi ha fatto una kill, renditi conto. Avevo proprio paura dei cecchini. L'avevi detto. Infatti mi ero riparato qua dietro e tu ti sei messo lì davanti un montone. Ma non speravo, cioè non credevo che... Boom! Così. Te lo dovevo dire. Usano tanti cecchini. Cioè. Vabbè, io mi chiudo in un angolo e la paura. Sì. È esattamente quello che vuoi fare. Stai attento alle finestre. Chiudetevi in un angolo. Perché mi fa... Oh. Perché mi fa mettere la barricata? Sono finite? Che sono finite. Di già? Chi è che ha sprecato tutte le barricate? Boh. Rilevato tramite scansione. Ma di già? Che cazzo è la scansione? Il drone c'è un drone qua? Drone. È pingato? C'è qualcuno che... No, 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 non venire. 5 anni di studio e poi arriva Edo. è qua nella stanza il drone. Ma il drone è fottitene, c'è una persona qua. C'è il cecchino di nuovo. No, no, non stare lì. No, mi nascondo. No, non stare lì, davvero. Stai con me magari che ti riesco... Spero. Drone. No, perché drone. Se esco dall'angolo mi shottano, lo so già. Ok. Un po' attento. Tanto se non si avvicinano vinciamo noi, quindi. Madonna, ma che animali sono questi? Ci sono due da me. Merda. Vediamo un po'. Come va? A posto. È un po' una merda.
Sono rimasti solo io e te, mi sa. Sì. Cos'è? Cos'è? No, via! Mi sono salvato all'ultimo, Ri. Ma siamo scemi? Arriva da me! L'ho coltellato uno. L'ho uccisa! C'è un Maverick qua. Ricco, ho bisogno di te, però. Sono tutti qua da me. Porco dio. L'ho preso. No, merda, mi hanno ucciso. No. C'è Akali. Dove? Sono morto io, eh? Ma sì, ma si può bestemmiare, stai tranquillo. No! Mi sono girato un secondo mi sono girato. Sempre così. Sempre così. Ero anche pronto. Comunque è bella, sono riuscito a coltellarne due. Uno ho fatto... c'avevo Clash. Mi hanno accoltellato. Ho fatto... Ho lo scudo dietro la schiena e poi l'ho coltellato. Non vedo una... Grazie il ninja per il follow. Vedo una... Grazie mille. Grazie il ninja per il follow. Il ninja de stampa, grazie mille. Il canale di Twitch Italia. Al peggior canale. Ah. Peggior canale. Peggior canale. Il canale tipo un rigagnolo. Come sempre. Un rigugnolo. Come sentivo parlare di rigugnolo. Rigugnolo mi pare sia un paesino nella Grafagnana, se non sbaglio. Ci sono tante case, ma piccole. E c'è un grande lago marittimo, solo che è di taglia colossale. Sono talmente tanti laghi. Eh sì, tanti, ma come? Cosa cazzo mi fai dire? Sono talmente tanti paesini in Garfagnana che veramente potrebbe esistere un lago con quel nome. È un lago, un paesino. Ok. Ponte Lago Lungo. Ponte Lago Lungo esiste veramente, mi sa. Penso proprio di no. E Google, penso esiste che venga dalla terra Ponte di mezzo. Lago Lungo? Siete full di cosa? Di droghe? No. Niente, siamo vuoti. Se dici di squadra, anche. Anche. Però siamo solo noi due in un'allegra scampagnata verso l'ignoto. Questo mare che poi è Rainbow Six Siege. Questo mare incredibile, fatto di sabbia. Mare di sabbia, bianca. Ok. Chi è morto? Dove che sei tu? Come era per pingare a Z? Qui. C'era un cattivello lì. Caveira, che mi è tornato in mente il nome. Bene, bravissimo. Attento, eh. Sono morto! Dove ti ha ucciso? Da dietro. Chi? Da non dietro? Non lo so. Il tizio coi baffi, come si chiama? Warden. Dai, che sembra Gordon di Batman. Sì, Warden. Warden. Ok, ti dissocio. Va bene. Di squad. No, sì, non so. Non agiamo tanto in squadra. Siamo più due loose cannon. Più due. Ah, sono morti. Per questo che moriamo. Infatti. C'è un tizio dentro la. Bello. Che belle azioni che sto vedendo. I piedini. Posso dire che però... stiamo facendo cacare. Cioè abbiamo trovato degli avversari forti. Oh, bravissimo, bel colpo. Wow. Capiamo l'ansia del nostro. No, comunque ninja, quando siamo in live facciamo solo io, Rick e l'altro compare che non c'è stasera. A meno che non veramente non ti conosciamo, entri parte della famiglia, parte famiglia.
party famiglia, facciamo un party con la famiglia e poi giochiamo a Rainbow Six insieme. No, nel senso, è perché ci sono capitate magari delle persone in chat, esatto, hanno voluto giocare con noi ed erano abbastanza tossiche, magari evitiamo di... Beh, non sto dicendo che tu possa, cioè sì, tu potresti essere tossico, non lo sappiamo, per questo. No, però intanto è l'unico che sta rispondendo in maniera educata. Infatti mi sembra già che stia empatizzando un po' troppo per essere un toxic rock, sei più tipo un dimmi un Pokémon importante. Quindi, e per questo ti ringraziamo il ninja, che sei una persona educata in chat. Te Mipsub sei tossico, se sei una tipo testa di cazzo. Sei tipo Mewtwo, e Mipsub cos'è? La testa di cazzo. Mipsub è tipo Empoleon. Sei Empoleon, Mipsub. Un Pokémon importante? Chiede il signor sì. Ninja. Sì, sei un Pokémon importante, sei Ninjago. Ma... Vabbè. È questo Pokémon con un pungiglione lunghissimo. Ed è per questo che si chiama Ninjago, perché è un ninja con un ago. E il verso è... Il verso è... Sono un pinguino. Perché? Perché tutto questo? Porca... Tipo Moon. Cosa vuol dire? Moon. No, no, Moon, no. No, no. Moon mi dissocio, nessuno è una vacca. Sì. Nessuno è una vacca dei desideri con te. Basta. Ma non si è sentito doppio, sappiamo. No, era solo per il nostro okay, per me, chat. Però. Anche per te, ovviamente. Allora. Ah, sono di sotto, ma io dove cazzo sto? Madonna, non mi ricordo più come si gioca. Sì, sono al piano primo. Non piano terra, quello sopra. Sì, sì, come cazzo si dice? Non ho mai capito. Non ho mai capito, sono veramente stupido. Sotterraneo. È il primo piano, non è il piano terra, scusa. Piano no, piano terra è il primo piano. Quello sotto è la stessa cosa, sono la stessa cosa. Sì, il sotto è il sotterraneo. Mi state dicendo due cose diverse. Allora, piano terra è il primo piano. Cioè, no, piano terra è il piano quello che sta parallelo alla terra da dove si entra. Poi c'è sta il sotterraneo che sta sotto al piano terra. E poi c'è sta il primo piano che sta sopra al piano terra. Sono stato chiaro? Non ti ho sentito. Scusa. Ah, stavo... Non ce la fuori. Stavo fare... pensando in casini. Non ce la fuori fare l'argomentazione. Però me l'ha spiegato Silvia nel frattempo. Okay. Da quanto ho giocato a Rainbow Six? Un po' di anni ormai. Sì, un po' di anni. Io ero bravino, adesso è un sacco che non gioco. Fa il finto umile, ma non è vero. No, no, no. È veramente vero. Bravo. Io provo a entrare da sopra, così muoio. Chi è che sta spla... Non sono stato io, sto entrando da sopra. Aia, muoio! Io l'ho fatto saltare in testa. Sono morto come uno stupidello. Veramente come uno stupidello, lo posso dire. Sei morto, no? Perché sei come morto? Uno stupidello! Ho provato a fare il figo a entrare dal secondo piano. Quindi quello sopra il primo piano e quindi sopra quello al piano terra. Oh cazzo, scusa amico, sorry. E mi hanno ucciso. La live dei desideri è qui con e te i bei pensieri all'incontrario, stronzo tacianca, vieni qua. L'hai lisciato due volte. Ma mi stai guardando? Sì. No, non mi guardare che sto facendo schifo. No, no, guardo qualcun altro, non ti preoccupare. No, no, guarda. Un po' egocentrico, detta così. Bravissimo. Vabbè, volevi. Ah, sono rimasto. Ah, sì, sei stato. Io ci giocavo. No, si è vista la kill di quell'altro. Ah, perché l'ha uccisa lui. Ma l'ho preso in testa, no? Io vorrei fare una kill in tutto ciò. Sono l'unico della squadra senza kill. I penny.
I penny. Sto sentendo bene, i penny? No, 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 è aramaico, credo. Non lo so in realtà. Penso sia aramaico. Cayman? I penny, mamira. Non l'ho mai sentita. Cayman? Yes. Where are you from? I'm from the future. Oh no! You're gonna say oh no. I'm oh no. Dove sono sopra? Where is the my enemy? Up. Dunkshell. In the sky. Volevo dire thank you. Ho paura. Non mi avrete. Cazzini. Ma che bello che Valkyria mi fa sempre andare. Andiamo. C'è Ela, quella No. Ah, muoio. Mi manca tanto. Sei già morto? No, quasi. C'è uno che sponchia da fuori. Adesso lo prendo. Gli faccio un culino se lo prendo. Che a metà basta, lo sai. Ma porco. Esco, scappo. Ma invece no. Sono sempre qua. Mi hanno ammazzato senza pietà. Ce l'hai a destra? Sì. Due scale. Ma il fucile di bacca, auguri. Sai che ce l'hai sopra, amico? È sempre qua. No, scappa. Dici che è qua di sopra? Bella banca dei semi! Che paura. I semi, quanti semi? Ma siamo pazzi. Di quanti semi stiamo parlando? Sì, vabbè, la sagra del comizio. Orco can, che caco. È veramente freddo sto giorno. Mipsub, dove vivi te, com'è la temperatura? Scusa, non abita a Lucca, credo. Ma stai zitto, no? Volevo vedere la sua reazione. Ok. Che poi sono veramente stupido io. Guarda, 3, 2, 1. Il pene! Va bene. Che fa? Che schifo! Sì, ma era tutto il round che stava facendo così col drone. Anche round 3. C'è anche un round 3. Bene. Direi che sta andando da Dio. Andiamo. Prendiamo adesso la parte dei difensori. E credo proprio che userò un mio difensore molto prelibato. Quindi? Anche prelibato penso sia una delle parole che odio di più. Davvero? Come mai? Spiega. Perché fa schifo? Cioè, prelibato. Ma come stai? Ma non ho capito. Allora, aspetta, posso capire giocattolo che ha una sonanza strana. Ma. Anche prelibato sembra tipo la bavetta. C'è la bavetta in prelibato. C'è la bavetta. C'è la bavetta. Quindi stasera abbiamo scoperto una nuova parola. Sì, sì. Dobbiamo proteggere il contenitore di fiori. Sì, sì, sì. Fuga. Posso... puoi fare una domanda a Silvia da parte mia? Sì, dimmi. Mi puoi chiedere, secondo lei, qual è il dolce che ritiene più prelibato? E sappi che se non glielo chiedi mi offendo tantissimo. Qual è il dolce che ritiene più prelibato? Mancano 10 secondi. Vaffanculo, dillo in faccia. Dice boh.
Ah, finché non risponde, sappi che te lo chiederò più e più volte durante la live. Finché non risponde me lo chiederà sempre. Io odio quella parola, per favore, puoi fare qualcosa? Tirami su. C'è il cecchino. Stanno sparando da tutte le finestre. Sono sicuro di averlo colpito. Sono veramente sicuro. Cosa hai fatto? Hai sparato a un compagno. No. Cosa hai fatto? Beh, ti spotto, eh. Vaffanculo. Stai lì dove stai. Comunque ho accecato un mio compagno, tipo. Ah, ok. Immaginavo che avevi combinato qualcosa. Eccolo lì. Nemico trovato. Piano terra. E se ne va. Merda, l'ho distrutto. Ma vaffanculo, ce n'era un altro sulle scale che non ho visto, Cristo di Dio. Silvia, qual è il dolce che ritieni più prelibato? Ma ancora, ti ha detto tirami su. Ah, no? Sei fuori. No, Rino, no, è successa una cosa più grave. Pensavi tirami su? Sì. Nel senso sì, che ero morto? Sì, sì. Ok. Accetto. Era anche contestualizzato, quindi ci stava e niente. Vai! Questa è la sagra degli eliminati. Questa è la sagra. E poi appunto stava mio compagno di squadra, non ho letto il nome. L'ho stannato, è stato bellissimo. Poverino. Tra l'altro era il primo, è il quello più bravo. E nonostante ciò non è più bravo. Sì. Dai, questo round farò una kill. Voi in chat mi siete testimoni, senti? Sì, farò una kill. Dio ti è testimone. Dio? Dio? Giunata giusta. Porca. Dici tu. voglio piangere. Aia. Your cat on your mouse and is playing better than me. Oh no, my mouse is alive. Che cos'è? Perché ho questa cosa in mano? Ok. È la fretta. Ciao ninja, alla prossima se ricapiti. Alla prossima ninja, mi raccomando, uccidi sempre le tue prede alle spalle. Vinci sempre. Chiaramente in maniera... Sì, si è capito, insomma era una metà. Kaiman, mi hai sfiorato. No. Stavo passando lì, vedi questi buchi. Salute, come diceva il gatto alla coda. Speriamo.
Provo ad andare in avanti scoperta io. No, col cazzo. No, spaccato qua. C'è tizio scudo. Tizio cosa? Tizio scudo mi ha ucciso. Ah, ho capito, tizio scuro. No. No. No, no, perché? Ma non lo so. Ma perché su quell'altro gioco, cioè su quelli... Ma porca... Ma chi? Ma vai a fanculo, tu il tuo cicchino di merda ogni volta, sono caduto dalla mappa. Sei caduto dalla mappa? Sì. Cosa? Ora mi spiego. Mi ha sparato così forte che sono uscito dalla mappa. Ah, ok. Sono caduto dalla mappa. Soffro. Allora, niente kill neanche a sto giro. Prendiamo il nuovo smoke. Pandora. Mi farò. Te la sei ricordata? Certo. Mi farò una seria no. Dichiarazione d'amor. Tutu. Tutu. Pandora. Succhierai il mio caro. Amato cagnolino. Tu penso. Oh, difesa. Andiamo. Cosa cazzo? Cosa hai fatto ancora? Ci stai? Dischetto di wine. Pronto. È lo stesso di prima, tra l'altro. È lo stesso che prima ho stanato, ma non lo sa. Pandora is the older Sasageyo? Cosa mi sono perso nella vita? Sasageyo me la sono perso anch'io, effettivamente. Non so cosa sia. What is this, Sasageyo? Che bel drone! Nice drone! Ho catturato un Pokémon! Rinforzo il pavimento! L'emisfera lancia! Penso di essere in pericolo, sai? Chi? Io. Sai che sono ufficialmente in pericolo. Che schifo di mira che ho avuto. La borgata! È successa la stessa cosa che è successa a te prima. L'ho preso! Stavi guardando un l'ho punto preso! Per tutto il tempo. Zitto, l'ho preso. Stai zitto. Pipette. Ma porco! Sono sicuro. Ah, guarda quanto poco gli ho lasciato. Attacco on Titan reference. Mipstube, ma cosa stai dicendo? In nome di Dio. Rick, che stai dicendo? Adesso faccio cacare tutti in mano. Attack on Titan reference. Ma che cazzo stai dicendo? Zitto. Ma che cazzo stai dicendo? Mipstube, ti voglio. Ascolta la live, Rick, per favore. Mipstube, ti voglio bene. Ti voglio bene. Come un amico fatto di zenzero e di sofficini. Yeah.
Non so se ha funzionato. Adesso non mi sta più cacando. Mi sta ma più... scusa, ma perché mi hai detto di ascoltarti in live? Che serviva? Ah, non è cambiato niente. Non è cambiato niente. Cos'è? Cambia voce intorno. Prova. Sì. Ma perché non funziona? Sì, ma Mipsy, ti prego, clippalo. Oddio. Non ha funzionato? Davvero? Ragazzi, mi state a pigliare per il culo. Abbiamo vinto, perché ho dato un pacchettino? Davvero non ha funzionato? Rick. Non ha funzionato, ti giuro. Non so che cazzo volevo. Guardate il VOD se non ci credi. No. Interrompi il matchmaking subito. Perché? Torna al menu. Perché sti poveracci? Non li abbandono un'altra volta. Che porca puttana. Sono già... Vabbè. Torna al menu. Calmo. Stai zitto, okay. Un attimo. Limbo. Allora. Ok? Allora. Se io... Impostazioni, microfono, è questo. Perché non funziona? Testa di culo, eh? Guarda bene le uscite, magari l'audio che stai prendendo da Streamlabs è soltanto quello della scheda audio. Non stai considerando il programma che è dopo la scheda audio. Quindi devi creare un'uscita dopo. Ma prova. Pronto? Prova. Provo a sentire, aspetta. A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D. No, non si sente un cazzo. Ah, ora dovrebbe funzionare però. Mi sa che l'ho attivato adesso. Prova, okay, prova, aspetta. 1, 2. Oddio. Prova. Mipsy, beh, aiutaci in questo. Aspetta. Parla. Hey. No. Niente. Mi arrendo. Vaffanculo. Torniamo al gioco. Bravo. Torniamo al gioco. Che palle, dai. Invitami che mi hai cacciato via. Ti invito subito. Riuscirò a far funzionare anche questa cosa con calma. Mm-hmm. Caimanet, invited to game. Vaffanculo. Ti ho invitato. Matt, adesso sta... La vita del castoro è piena di amicizie qui. Non so fare a clippare. Allora va niente. Lascia fare. No, va bene così. Cos'è che dovevamo clippare l'altro giorno invece? Che non abbiamo fatto poi? Non mi ricordo, Rick, sinceramente. La clip che hai fatto l'ho guardata subito. Ah, ma l'ha fatta! Ma sei veramente un menzognere. Eh? Ha fatta da clip, è lui che è un menzognere. Quando hai mandato delle clip lo guardate sempre, quindi... Ma qual era? Ah, sì. Va bene. Non credo l'hai fatto bene. Ah, ma perché dirti Pussycat c'ha una valigetta gialla? Rick? Perché c'ha il diffuser. Ah. Non credo di averla fatta bene, non so come si taglia. Ma come se fai di lavoro? Dai, non lo fa sentire in colpa. Adesso mi viene a casa. Comunque, a sua discolpa, è molto anti-intuitivo.
capisce un cazzo, sì. Bene, caricamenti inutili. E dove trovarli? Dove trovarli? L'altro giorno avevamo fatto una roba epica con Fra, che avevamo detto questa la clippiamo. Ma non mi ricordo, era Bini forse. Non mi ricordo. Siamo in 4. Non è un problema. Mo siamo in 4. La vinciamo questa. Mi sento di dire che i nostri avversari sono degli scarzoni. Va bene. Perché gli ultimi avversari che abbiamo avuto nelle ultime due partite erano veramente forti. Esatto, non penso che adesso troviamo degli scarzoni. È la legge dei grandi numeri questa. Il punto è che ci mettono allo stesso livello con gente che ci gioca da tutti i giorni. Vabbè, non mi sorprendo più del matchmaking di Ubisoft. Sì, sì, sì. Vabbè, poveracci, che devono fare? Poveracci. Poveracci. Se sommo tutti i soldi che gli ho dato negli anni, forse supero i 200 euro. Poveracci. Ma perché non c'è rinculo su quest'arma? Scusami, che cazzo è? Poi appena riuscirò ad espandermi sulla scrivania avrò talmente tanto movimento disponibile per la mia mano destra che cazzo farò 360 con un solo movimento. Fium! Appena quell'altra si toglie dalla scrivania. Niente, non è il suo mondo. L'ho provato. Che paura. È in fondo, Rick! È ucciso? Cosa è? Perché sono morto io in tutto ciò? Capito perché sono morto io in tutto ciò. Perché eri in una posizione X. Mi hai sparato tu? No. Però diciamo che avrei potuto. Almeno uno l'ho ucciso almeno, okay. Dai, uno vale. Questo dirti pussycat. Pussi, pussi, pussi. Forse non dovrei ripeterlo troppe volte. Non lo so. È una parolaccia, sì. Ma noi tanto siamo adulti, no? Siamo tutti adulti. Ma io mi piace pensare di essere ancora fanciullo. Un po' come Pascoli. Spiega. Come spiega? Spiega. No, no, voglio una spiegazione più intima. Game Sledge, dude. Game Sledge. Dude. Dude. Go with me in a McDonald's in Mother Russian. In Mother Russian? Sì, ovvio. Okay. When? Ho sbagliato. Today. After this match? Yes, please. Okay. Tank. Piromani. Entro. Fiaccoli! Non farle queste cazzate, porca puttana. Sono sopravvissuto per miracolo. E mi hai dato una kill. Bella, boss. Ho 3 di vita, eh. Cioè, se mi soffi in faccia, sono morto.
Come faccio a sapere? Sorry. Come faccio a sapere se sono al sicuro? Lancio una granata e la domanda è. Vai avanti, ti ho 3 di vita. Aspetta. Ho attaccato la telecamera. Andiamo. Bomba individuata. Ok. Andiamo. Attento alle spalle. Sì, sì, vai, proseguo io alle spalle. L'innescatore è stato recuperato. Giustino! Merda. L'hanno ucciso, vero? Forse. Ok, c'è un ragnetto lì. Porca puttana. 3. 2. Un minuto tanto, uno. Tranquillo. Eccolo lì. Fa lo sgarzullo, ma lui ci rimane. Amo che sto il mio compagno di squadra. Ma te stavi scusami! Oh. Stai zitto, zitto stai. Zitto, muto. Non posso, non posso dire niente. Sto veramente muto. Allora, non era un compagno di squadra, era l'ologramma della tipa. Complimenti. Bella, bella mossa. Bella. Ti va in testa, ragazzi. Dove ti va? In testa, sono in testa io. Ah, in quel senso, in testa. No, sì. Mi hanno preso smoke. E prendo Ela, vai. Io prendo Jerry Scott. Bene. Ma no, è più Gordon di Batman, ti dico io. Ispettore Gordon, col suo braccialettino di merda. Mi sembra un po'... Ah, sicuramente c'hai il riporto. Quello è poco ma sicuro. No, ma guarda quanti capelli. È il riporto. Foltissimo. Ma che riporto? Ma l'hai mai visto il riporto? Certo, io ce l'ho. Non è vero. Stai scherzando? È una cazzata, tu stai scherzando. Mai. Mai? Su queste cose non scherzo mai. Sui capelli. Esattamente. Bravo. Da me vince la legge del più capelluto. E allora stai perdendo tu in questo caso, perché ce n'è meno. C'è il riporto, cioè. Ma facciamo una gara della barba? Che switch? Che non me l'aspettavo questo twist. Troppo? Incredibile. Allora, se arriva Fuse da qua, mi spaccano il culo. Sì, aspetta che io sono un attimo fuori dal gioco. Pick your armor. Boss. Si arrivo. Yes. Basta che non mi uccidano proprio adesso. 3 2 1 Mettono in gioco, va. Morto. Vado dopo. E mazzo! Sono morto. Appena entrato in gioco. Posto. Vado a fare quella cosa. Nice. Allora. Nice try, man. Che cazzo parla? Oh, removed from the match. Yes. Ok. A posto. Ho risolto questa cosa. Vai. Chi prendo? Riprendiamo Ela. Mi hanno preso Ela. Prendiamo Doc. Così a caso. Doc. Doc. E non, non so neanche che cosa c'ha di armi. My brain is fucking dead, right? What? I told you.
My brain is fucking died. Your brain died. Please, sing a song. I give you the rhythm. And you everybody sing, sing the a lyrics. Song. No, not you. You shut up. My friend, with the brain. Please, Kaiman, please. Shut up. No, please. Shut up. Sonaro, gli ha dato del sonaro. Che è? Ma che arma c'ho? Ma che è sto schifo? Sparato, era Blackbeard. Che palle, Blackbeard. Sparato in testa, era Blackbeard. No! Vai, boss, curati a sfare. Hanno trovato una bomba, proteggetela. Adesso ti shottano. Prendi un'arma. Ma no, perché ti sei girato proprio quando entrai? Mi son cacato. Che vita di merda. I'm sorry, man. No problem, no dude. No problem. Wait, sorry, but I have a small power in this game. I have the small. You have a small? Okay. I have an idea. Yes. Tell me. I don't use the microphone. Okie dokie. Why not? He just said that. Kaiman, sei veramente uno sfighi. Okay, my comrades, it's a great day to be dead. Yes. Indeed. My fellow Asian. Let's not. Okay, shut up. I have a life. Shigari, mamore. What the hell? Orko Khan? Какого хуя? Чел, блядь. Oh my god! Oh no, I have... Jonathan Josta! Ma perché parli sempre quando parlano?
Stai zitto e poi parli soltanto quando... Fantastico. Capito sempre. Porco di satere peperebbe peperebbe. Ah, we're all dead. Oh. But I have one scusa. What? It's been a pleasure. It's not about the okay. Pleasure, but about the friends make along the way. It's been an honor. For honor? Yes. Yes. Thanks for game, guys. Oh no, Ubisoft. No! What? I have one thing to tell you. Yes. I'm from Poland. I'm Italian. Yeah. Oh, it's nice. Yeah. Nice. Nice to meet you, guys. Polish people. Bye bye. Nice. Ciao. Polish man. Mi diverto troppo. Non vuoi intanto si trova gente simpatica. Ha detto come se fosse un segreto di Stato. Bellissimo. Migliore interazione di sempre, magari fosse... Questo è altro. Beh, ritiriamo fuori la storia del fratello Bob. Sono pronto. Non mi ricordo del fratello Bob. No, te la rinfresco io, non ti preoccupare. Facciamo i pirati in una, tipo. Sì, questa. Ma in che lingua? Ma in italiano. Ok. E poi parliamo in inglese un po' così. Ok. Ok. Ci proviamo. Vai. Cayman? Un motoretto. 15 uomini sulla barchetta. Heia. Il mio tesoro. No. Il tuo tesoro. Il mio tesoro sulla cassa di Ru. All'arimbaggio, compari. Yeah. E dopo le punizioni! E sempre i russi. Ah no, non è con noi però, non è con noi. Ok, ora possiamo fare il cazzo che ci pare, mi è piaciuto l'intro. No, metto le bombe. Sì, metto le bombe. I'm so sorry. I am a pirate. Your what? Pirate? You're a pirate. Sorry. Arr! 15 uomini. Cazzo ti sparano in faccia. Ma te stai parlando nel microfono, testa di culo. Ma no, mi abbandonare. Ah, questo che abbandona gli amici. Ah! L'uovo Fabergé. Mipstube, secondo te qual è una vera frase da pirata? Fatto... una bandiera pirata che in realtà è... Come? Non ho ben compreso le tue parole. Mi sta cattiveria, madonna che palle! Sono tutti pro player adesso. È da troppo tempo che non si può giocare con calma come i vecchi tempi. Da che parte devo arriveranno? Mi sai aiutare? Bucatini. Da lì. Ne hai visti, no? Sì.
Porco cazzo. Bravissimo. Sei un campione. Sei bravissimo. Non voglio dirglielo, perché poi gli porto un... No, stai zitto, lascialo fare. Io direi dopo a fine partita, nel bene o nel male? Nel male e nella cattiva sorte. Nel bene e nelle malattie. C'è un po' di ci sono un po' di errori, però va bene lo stesso. Sì. Sono nato a Parigi. Da un figlio? No, così. Perché la sensazione che ci muoia da 3 secondi, no. Appunto? Dai, diglielo che è stato bravo. What a shame. Such a wonderful warrior. It's torno a away. wonderful world. Per la via degli orticelli mi son belli. Fatto un cestino, non fa rima, fatto di vino. Di vimini, vorrei dire. Vino, no, fatto di vino. Di vino? Vino, sì. Vino solidificato. Mai visto? Come lo solidifica il vino, spiegami. Al sole. Difendete le bombe. E come fa a non farle evaporare? Non mica è un liquido il vino. Beh, sì. No, impara a studiare. Impara a studiare, beh, ok, vabbè. Oh, you didn't want me to reinforce that. Well, come back. I'm sorry. Come back. What? I got you. Sorry. Okay. What is this? You have a nice airline. Gente lì? Sì. Arrivo. Sono tipo il muro per Aristotle. Vai. Io sono il muro per Aristotle. Vai avanti che sto dietro a te. L'ho visto. È lì. Bravo. Mi è piaciuto. Bello anche lui. Ma come cazzo l'ho ucciso? Perché ho scelto di fare questo gioco lunedì? Non lo so. Non lo so, l'hai scelto tu. Infatti non lo so perché. Per partire la settimana in armonia. Oh, ma questo ci sta per sparare nella nuca? Ma mi stai guardando? Sì. Ora sì. E non ti sarebbe venuto da sparargli la nuca? Siamo puri, ma smettila di avercela con i tuoi compagni. Guarda, io ti ho infranto il vetro. Sta meglio che mai. Ok, sono lì dentro. Perfetto, ce li chiudo, questi bastardi. Ah, ce n'è ancora uno dietro, fantastico. Derek, credo in te. 3 2 1 Più. Sei buono. Più. Migo io. Più. Sinistra. Rick, sinistra.
Destra! Quanti cazzo sono? 3. Che? Più 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 più. Comunque non so se l'ho espresso, ma Bucatinieri mi è piaciuto molto. Sì, l'avevi già espresso. E con più entusiasmo. Pizze, pasta e mandolini per le mamme di piccini. Era lì uno d'Italia. No! Che sfighi! Ma adesso sto stronza. È già fuori, è già fuori, è già fuori, è già fuori. Mission spy. Che stronza. Eccomi. Allora. Dice che sono. Dice che sono Axe? Ma chi? Io non sento nessuno. Ma con chi stai parlando? Ma ha lasciato. Ha lasciato la partita. No, no, parlavo con la chat di Rainbow Six. Ho un comunicato stampa da fare. Vai, prego. No, era un po' debole, lo riscrivo. Vai. No, non mi piace neanche questo. Poi ci ripenso. Quindici uomini sulla frontiera di questo posto fatto di caghera. Sono morto come Gesù crocifisso sulla croce. Sono morto, ora vado a farmi un cagotto. Perché la vita è bella da toccare i piedi per terra. Olè. Quelle canzoni. Andiamo va, va là, là, là. Qual è la parola che riesce a dire più velocemente? Sei muovi spoiler! No, è morto il boss, 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 è morto il boss. Quella potevo bombardarla, porco. Quella puttana, quella puttana, quella, 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 quella puttana. Gli studi affermano che la parola più veloce da dire è I. No, ma vaffanculo, sì, c'ha gli hack. C'hai assolutamente gli hack. Segnala, segnala. Sì, sì, segnala. No, te segnala. Io non so sì, come sì, si sì, l'ho fa. Segnalato, fallo anche okay. Tu. Come si fa? Tab, tab. Vai su Billy, Billy. Report. Segnala. Ok, ma è un bronzo 1? Vabbè, segnala. Segnala uso di trucchi. Per quello che usa gli hack. Vai. Madonna. Ma c'ha gli hack, l'ho proprio visto. Segnalalo perché almeno lo segnalato, tolgo. Segnalato, segnalato. Osserviamolo bene. Sono su Seppu. Sono su Seppu che lo sta attaccando. No, 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 davvero. Sta veramente a crack. Cioè, non è possibile. L'ho visto la killcam. Ti tracca proprio la testa. Oddio, l'ha ucciso. Un applauso per questo Blackbeard. No! Ah, buonasera Samu, buonasera. Buonasera. Buonasera e benvenuto in questo mondo fatto di cenere e di cervelli. Tarantadanta. Oggi sei creativo. Non lo so, mi è presa bene. Sarà la stanchezza o il fatto che sto bene, non lo so.
mi hanno dato oggi una Xbox 360 da riparare. E se devo cambiare gli hard disk, no? Sì. A queste vecchie console vanno bene qualsiasi tipo di hard disk meccanico, antiquato. Non l'ho mai capito. Penso di sì. Okay. Meccanico, sì. Sono meccanici. Sì, anche perché meccanico. Anche perché cioè, se metto l'SSD di altre 60 esplode. Con quel microfonino dove andiamo? È l'unico modo che ho per parlare con la chat su questo gioco meraviglioso chiamato Rainbow Six Siege Tom Clancy. Fatto di gente prima simpatica era Tom Clancy, molto... poi Rainbow Six Siege. Non mi rompere i coglioni. Va bene, e con questa partita no, di merda, facciamo l'ultima hacker, chiudiamo? Facciamo no, facciamo l'ultima. Voglio pensare di finire la serata bene. Perché sono vivo, perché sono vivo. Perché, ragazzi, mi raccomando, in alto i cuori, perché siamo veramente tutti uniti. Sotto un'unica bandiera. La bandiera dei Popoli Uniti, quanto... non so. Ok. Sasagei. Cosa? La bandiera di Sasagei. Non so. Cos'è Sasagei? Tutti uniti per Sasagei. Tutti uniti. Magari stiamo non penso, ma mi stai facendo dire cose che non voglio dire, forse. Anche secondo me, lo sai, sto pensando Mipstub è subdolo. In realtà il suo obiettivo è farsi assumere da Twitch, farci bannare, poi per scherzo farci sbannare. Perché sì. Poi in realtà ci ribanna. Oh. E vai, proviamo un'altra partita. Sì. Sto matchmaking. La partita è... Questa è l'ultima partita del boss. Mi raccomando, facciamo una bella partita. Grazie. Smart Monkey. Rick. Dimmi. Sei pronto? A cosa? Alla partita. Vai, vai. Sì, sì, certo. Questa è essa. Questa sarà la nostra partita. Via! Borobobobo! Sasayeko! Parapapapapapa! Chi è che mi ha sparato? Chi è quella testa di cazzo che ha provato a spararmi? Non sono rimasto veramente indietro. Non ho ancora visto la seconda di The Mandalorian. Non ho visto manco una di WandaVision. E manco... manco una di The Falcon, non mi ricordo come cazzo si intitola. Cos'è The Falcon e WandaVision? Cosa sono queste cazzate? Porca troia! Sono cacato. Ah, cosa urli? Scusa, sono cacato, ho avuto un piccolo flashback. Ma guarda Mozzi che bellino, che è tutto giallo e nero come una vespa. Un'ape. Una vespa ape. Oggi ho avuto il coraggio di guardare un ulteriore episodio di Berserk. Ma quello nuovo, sì. Sì. Sto cercando di finirlo con molta calma e pazienza. Certo, capisco. Come cazzo si fa? Come? Non è possibile. Sei di merda. Io mi sono perso. Ok, proviamo a scendere da qua. Ok, sento la circostanza attorno a me prendere vita. Come una volta. Sento la costanza.
Quando il drone c'ha una lucetta bianca. Sembrava una sedia, ma questo stronzo sembrava una sedia. Vero? C'è uno che sembra una sedia. Mi sa che quello che sembra una sedia mi ha appena ucciso. No, ti ha ucciso Fuse. Su Mediaset no, Play. Non lo sapevo, cosa cazzo sia Mediaset Play. È il servizio on demand della sì, no. Mediaset. Caro il mio Riccardo. Ci arrivo. Però non ho mai visitato. Che cosa passano lì? Perché dovresti andarci? Qual è lo scopo? A parte per le serie infinite che hai detto. Ci sono tutte le telecamere e non si riescono a vedere. Ora ne manca uno. Beh, devo dire che come ultima partita sta andando da Dio. Alla grande. O come diceva Rocco, alla glande. Ti senti felice di averlo detto, vero? Stunnato. Il gonzo è stato scollato. Restano 15 secondi. Bannategli la testa. Bannategli la testa, è bello. Bravo Smart Monkey. Resisti, resisti. No! 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 You did good. Guarda che sfiga, sono morti insieme. Oh no. Si soffi come un gatto, mi piace, sì. Anch'io. No. Cos'è? Sembrava un gatto molto timido. Che non... Dai, ritira fuori il vero gatto che è in te. Dai, forte. Rick? Sì? Forte! Non ce la faccio più forte di così. Non ti abbiamo manco sentito. Che cazzo dici? Ah, Brisa, mi sa che interrompe la cosa. Senti? Interrompe. Discord è discriminatorio verso i gatti. I gatti non li prende come umani. Quando fai versi troppo disumani ti... BOM! È l'interpretazione di un gatto. I gatti non parlano. Tu non parli, Mipsy. I gatti parlano e come hanno anche dei sentimenti. A volte. Ehi! No. Come no? Non hanno dei sentimenti, falso, i gatti. Mi stai veramente cercando di convincere del fatto che i gatti non hanno sentimenti? Non abbiano. Non abbiano, scusa. Non abbiano dei sentimenti? No, penso di aver detto una cazzata, effettivamente. Madò, mi sparo nel culo! Che è stato? È lì alla Vada porta, fuori. Stai attento. È Blackbeard delle palle, eh? Si chiama proprio delle palle di cognome. Basta, vado via da qui che muoio. Devo cercare un punto riparato dove camperare. Queste cose di solito non si dicono, si pensano. Però mi piace. Bravo, tu capisci. Aspetta. E qua come aiutare qui dalla bomba che c'ho te? Gente che mi sta... Sono con te. Stanno circondando! Ma che... di che cazzo stai parlando? Oh, vado a prendere, basta. Porco! Oh, è morto. Guarda cosa mi ha ucciso! Aspetta, zitto! Era Termite tutto raggrovigliato su se stesso. Gli ho sparato ed è... bellissimo.
Muoio. Sì, addio. Che culo, che culo, che culo. Ne tira un'altra. Sì. Addio. Fai schifo. Zitto. Arriveranno qui, eh. L'ha detto, lui l'ha detto. Lui si trovava un angolino in campo. Non li vedo però. A destra, stai attento. Sì. Destra, 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 destra. Edo, porca puttana che mira di me. vabbè. Perché sei partito da un colpo, ho capito che ragionamento hai fatto, eh? Un po' dal panico, capisco. Operatore alleato. Che culo. Ho sofferto tanto. Che fa questo? Cosa pensa? Spara. Porca troia, che paura. Brick. Comunque non è fatto di brutto, okay. Il fucile a pompa, mi sembra. Che non ho fatto un cazzo di danni a nessuno. Vai, riproviamola. Bacchk, vieni qua, amore mio. You stay in my way right now, right now. Winston Churchill. Winston Churchill. Winston, hey, Churchill. Hey. Hey, 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 ha! Ha! Winston, Winston, ha! Churchill, Winston, Winston, Churchill, Winston, 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 Churchill, Winston, 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 Churchill. Mi piace questa canzone? Ma è bellissima. Voglio l'LP. No, non lo farò mai uscire. No, che devi dire, segreta banda, questa canzone. C'è in casa, aiuto. Se il governo dovesse scoprire che cosa sto dicendo, sarebbe la fine per me. Guarda, guarda, mi parla di governo. Io e Lavi siamo messi a guardare il film su Nixon. Adesso tutto è un complotto per noi. Okay, non andate giù, non andate giù, non andate giù, c'è mute. Li ho visti già tutti, nascondetevi. Io sono caduto nella trappola. Bide Beghini. Indi bininghi. Indi bininghi. Dov'è? Al piano di sotto. Allora entro da sopra io. No, c'ho il DVD Samu. A parte credo che stia anche su Prime Video, non sono sicuro. Vai un po' a controllare. Si chiama Gli intrighi del potere Nixon di Oliver Stone, guarda lì. Ma porco d- che mira di merda! Porca Geltrude! Sta arrivando, sta arrivando. No, no, ok. Rick? Sì? Meno panico. Sta arrivando. Ok, no, non c'è nessuno. Ora sta arrivando Jäger. Sì, sta arrivando dalle scale. Sta arrivando dalle scale. Un operatore alleato rimane. T'hanno ucciso. Ok. Sono... Non ce la fo.
Ok, stiamo assistendo a un miracolo. Un miracolo nel giorno di Natale. Un miracolo di Natale, si potrebbe dire. Ti chiede Samu dove hai visto il film su... Io ho già risposto. Risposto. Sì. Dove l'hai visto il film su... C'ho il DVD. Ma okay, mi sembra che ci sia anche su Prime Video. Non so se tu l'hai visto. Complimenti. Bastardi. Finiamo con la tristezza. Dopo quella sconfitta totale. Basta. Direi che ci hanno sdrenato abbastanza. Indeed, my friend. Indeed. Esci. Torna al desktop. Bene, amici. Toglimi sto spirupiru da davanti. Nel manga l'hai già vista. Bene, Spiru Spiru degli Spiri Spiru. Noi ci rivediamo domani alle 21:30 con Sabotaggi. Uno dietro l'altro li hai messi. Sì, tu ta ta ta. Proprio per farti felice, anche messo un gag beats. Bene. Vai. Buonanotte amici. A tomorrow. Buonanotte. Ora la vera domanda è: funzionerà il tasto di end streaming?